Noi di sevengifts.org siamo a Siena, siamo ospiti delle sorelle della Chiesa e siamo con il professor Marco Guzzi, curriculum lungo comunque, sintetizzando lo scrittore, poeta, conduttore radiofonico, filosofo anche. Qualcos'altro? Beh, direi appunto fondatore dei gruppi Darsi Pace nel 1999, quindi stiamo festeggiando i 20 anni di questo movimento. La cosa più bella quello che la dicesse lui. E parliamo con lui di Apocalisse, nel senso nel senso laico del termine, ma nel senso religioso, nel senso escatologico di rivelazione, in particolare riprendendo a tema un libro edito da San Paolo che è Dalla fine all'inizio, appunto Saggi Apocalittici, dove vengono un po' riletti alla luce dell'ultimo libro, almeno come chiave di lettura dell'ultimo libro della Sacra Scrittura, un po', posso dire, un po' tutta la vita umana, un po' tutti gli ambiti della vita umana. Ecco, professore, intanto perché uno sguardo apocalittico? Dunque, intanto vorrei chiarire che la lettura apocalittica è un'interpretazione del presente, cioè un'interpretazione di questa fase della storia che stiamo vivendo, che io cerco di interpretare in questa chiave, cioè come un momento in cui molte cose vengono alla luce, si chiariscono, anche cose dolorose, penose, contraddizioni, conflitti. Quindi tutto emerge, d'altra parte questo è il concetto fondamentale di Apocalisse, cioè rivelazione, e ci convoca quindi questo tempo non così ad una passività catastrofista, appunto apocalittica nel senso ordinario e banale del termine, ma tutto al contrario, come dice un grande antropologo del secolo scorso, cioè René Girard. Questo sguardo apocalittico che ci fa capire che i tempi sono estremi e quindi apocalittici è un tempo di grandi decisioni, quindi è un tempo di grande speranza, a condizione che comprendiamo il contenuto di questa speranza, che è quello di un grande ricominciamento. Quindi Apocalisse, cioè rivelazione di un tempo che è finale, quindi tante cose stanno andando a morire, almeno nelle loro forme storiche, e quindi speranza, però speranza di un radicale ricominciamento. Diciamo, solo questa è la speranza. Chi voglia illudersi di poter continuare, per esempio, a interpretare il matrimonio come lo abbiamo interpretato negli ultimi secoli o addirittura millenni, o a interpretare la democrazia, o a vivere la vita della Chiesa, o a vivere la scuola, l'università, la sanità, insomma le strutture antropologiche, seguendo cliché d'altri tempi, ecco, si sottopone ad una dura verifica apocalittica, ad uno stato terminale. Quindi, come dire, questo è un tempo apocalittico propizio, ma solo per i nascenti, per quella parte di noi, perché poi questo è un conflitto interno che abbiamo tutti, non è che ci sono i morenti da una parte e i nascenti dall'altra. Questo conflitto tra qualcosa che finisce e qualche cosa che fa fatica a nascere è un conflitto personale, istituzionale e planetario. Oltre che generazionale. E certamente, cioè le generazioni che crescono in questi anni, io le definisco proprio generazioni apocalittiche. Quindi più andiamo avanti, ecco, i ventenni, quelli che oggi hanno 15 anni, no? Quella ragazza di 15 anni svedese che sta facendo tutta questa politica contro il cambiamento climatico, per un rinnovamento radicale del concetto di sviluppo. Ecco,
Io credo che siano generazioni sempre più apocalittiche, cioè più andiamo avanti, più quello che ho detto si evidenzia, appunto si rivela, e le generazioni che vivono questo tempo sono più decisamente e direi istintivamente portate a chiudere una grande epoca della storia antropologica planetaria che è evidentemente giunta a termine e inaugurarne una nuova, cosa che, come capiscono i nostri ascoltatori, non è facile e non è breve, perché un cambiamento antropologico, una svolta antropologica è un processo secolare, quindi siamo dentro questo magma. La cosa che a me preoccupa un po' non è tanto il cambiamento antropologico, che io interpreto come una grande evoluzione, quindi un grande salto di coscienza dell'umanità necessitato, quasi pressato dalle condizioni estremamente gravi, specialmente a livello di cambiamento climatico, ma il problema è che ancora mi sembra che manchi una cultura del cambiamento, cioè un'interpretazione apocalittica, ma in senso positivo, evolutivo, direi di nascita, per cui predominano, come sappiamo, le voci del morente, cioè il piagnisteo, no? Tutto va alla rovina, nei vari ambiti, purtroppo anche spesso in ambito ecclesiale, predominano queste visioni del morente. Ecco, bisogna far emergere la voce del nascente ed elaborare una cultura della nuova umanità. Questo è un pochino il mio compito, almeno come collaborazione, ovviamente ad un progetto che non può essere individuale e nemmeno di una singola persona, ma di un'epoca, insomma. Anche perché diciamo che le rivoluzioni degli ultimi due o tre secoli non è che abbiano, cioè quel tentativo di cambiare tutto alla fine forse hanno peggiorato le cose. E tra l'altro, ecco, anche lei nel suo saggio fa riferimento a tantissime crisi, prima fra tutti appunto la crisi del matrimonio, sì. Di come si passa anche da una liberazione giusta del ruolo della donna, tenuto tante volte separato, cioè concepire il matrimonio come due ruoli separati, il maschio si occupa della parte esterna, la donna la parte interna della vita, quindi la casa eccetera, ad una parità di una pari opportunità che poi spesso è diventata di turno inversione dei ruoli. Questo è un esempio di quello che lei nel libro fa, un po' una panoramica di questo fenomeno. Ce lo può riassumere? Sì, io ho una lettura, do una lettura ambigua della modernità. Quindi il ciclo della modernità è un ciclo ambiguo, nel senso che certamente ha portato nella storia dei processi di liberazione inequivocabili e necessari, ma al contempo questi processi talvolta sono stati portati avanti fino ad una deriva nichilistica. Quindi, per esempio, l'esempio che facevi tu, il matrimonio, se noi abbiamo giustamente criticato la forma cosiddetta patriarcale del matrimonio, quindi un matrimonio molto rigidamente fondato sul potere maschile, sulla subalternità femminile, sulla forte svalutazione della sessualità e del piacere che deriva dalla interpretazione agostiniana e direi ancora prima paolina del sesso in generale, quindi del matrimonio, che in realtà ha sempre vissuto in ambito ecclesiale una minorità, ancora Pio XII
scriveva chiaramente che lo stato matrimoniale è uno stato di secondo livello rispetto alla di cosiddetta via perfetta del celibato o della scelta monastica o di consacrazione cosiddetta virginale. Giovanni Paolo II ha detto esattamente il contrario, cioè ha detto che non c'è questa subalternità, ma sono due vie di santità. Questo per la dimostrazione che l'infallibilità dei papi è uno alla volta, no? Quindi sono infallibili uno alla volta, poi diciamo meno male, ecco. Quindi la modernità nel suo complesso, secondo me, porta dentro di sé questa ambiguità. E quindi, come ha detto molto bene, per esempio, Benedetto XVI in tante sue riflessioni, noi siamo proprio, anche qui siamo in un'epoca apocalittica, cioè noi dobbiamo rivelare gli elementi evolutivi della modernità e delle rivoluzioni moderne, smascherandone le derive nichilistiche e portando, direi, ancora avanti il processo di liberazione moderna nella chiave sostanzialmente, secondo me, cristologica che le ha animato fin dall'inizio, perché tutta la modernità nasce e si sviluppa nel segno della nuova umanità cristologica. Cioè, tutti, sia in ambito scientifico, penso a Galileo Galilei, o in ambito, diciamo, delle grandi esplorazioni, no? Cristoforo Colombo, insomma, tutte queste, o anche politiche, tutte le rivoluzioni della modernità nascono già nel 300, direi, sotto un'ispirazione messianica, cioè di instaurare il regno sulla terra. Ecco, noi dobbiamo capire come questa tendenza ha prodotto degli sviluppi di liberazione lungo i secoli, ma anche involuzione e distorsione nichilistica, per una nuova sintesi, un nuovo slancio, direi, di liberazione. E questo nel matrimonio, come dicevi, è molto evidente, cioè la critica del patriarcato, del matrimonio cosiddetto tradizionale, ha portato ad una deriva di tipo oggi nichilistica che vuole negare il matrimonio in definitiva, negarne la sostanza coniugativa tra maschile e femminile, o addirittura negare l'essenza stessa del maschile e del femminile e la loro natura coniugale, coniugativa. E quindi anche qui c'è da fare un grande lavoro di discernimento e di purificazione. Anche il ruolo del si parla tanto di donna, però mi piacerebbe mettere l'accento, non per essere maschilista, però su quello che in realtà poi è anche forse quello che apprezzo in realtà di più, che è la parte maschile, il padre, l'autorità, visto che poi ora io non ero nato e anche qualche lettore non era, però non abbiamo vissuto il 68, quello che è stato il rovesciamento dell'autorità. Oggi si parla di persone, bisogno di ritrovare non tanto l'autorità ma l'autorevolezza, soprattutto i padri. E c'è una frase, spero non mi bacchetti se non la cito a modo, che è: per essere buoni padri bisogna anche essere prima buoni mariti. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io credo che è vero che chiamiamolo il terremoto relazionale si manifesta all'inizio preeminentemente come l'emersione della donna, del femminile. Questo direi già nell'Ottocento, già Ibsen per dire Casa di bambole, e poi tutto il Novecento. Quindi una donna che si è stancata, si stanca di avere un ruolo così rigido, una limitazione delle sue capacità creative essenzialmente, e invece pretende e ottiene, lungo il XX secolo, ottiene la parola. La parola è sempre stata attribuita preeminentemente al maschio. Nella Chiesa questo era ed è tuttora evidente, è il maschio che ha diritto di parola, che parla, che predica, che organizza e che governa, è il maschio.
Questo a livello sociale è stato ribaltato e noi lungo il XX secolo, grazie a Dio, abbiamo avuto le prime deputate donna, poi il primo ministro donna, oggi abbiamo la Merkel, che è il primo ministro, probabilmente una delle persone più potenti del mondo, che è una donna. Hanno voluto andare all'università, perché prima non andavano all'università, alcune facoltà nemmeno erano lecite, ancora agli inizi del XX secolo, Le Bus, per esempio, scriveva saggi per sostenere che le donne non potevano essere giudici, perché avevano il ciclo e quindi erano morali, oppure c'erano saggi scientifici che volevano dimostrare che la donna era proprio mentalmente inferiore perché aveva un cervello più piccolo. Insomma, non ci dimentichiamo tutto questo, perché se no non capiamo l'emancipazione della donna, che è stato un grande movimento, secondo me, di liberazione. Indubbiamente questo ha messo in crisi il principio maschile, quel principio maschile, cioè quel modo di essere, diciamo, maschi, è stato a sua volta terremotato. E quindi, come dici giustamente, quel tipo di autorità maschile è stato contestato fino anche qui al caos, come dicevamo prima. Quindi si è corso il pericolo, che lo stiamo vivendo, di trasformare una critica liberante, autentica, nell'annientamento di ciò che si voleva rinnovare. E questo non solo per il maschio, ma anche per la femmina. Anche la femmina rischia di perdere la propria potenza femminile, tant'è vero che i movimenti femminili più evoluti, a partire già dagli anni 80, 70-80 del Novecento, passano da una richiesta di pari opportunità all'affermazione della differenza. Quindi vogliono ribadire invece che c'è una differenza e che le donne hanno una loro specifica potenza. Quindi anche la donna, non solo il potere di autorità maschio padre, ma anche l'autorità madre, si perde questa specie di omologazione, no? In cui non c'è più né il maschio né la femmina, c'è questo neutro, tendenzialmente un po' cibernetico, impersonale, asessuato, e comunque molto funzionale al mercato, cioè molto funzionale poi ad un sistema in cui tutto viene mercificato, non c'è niente di più solido del mercato, e ogni identità, anche quella sessuale invece, è qualcosa di più radicale della tua natura di consumatore. Ed è per questo che il sistema neoliberista, materialista e nichilista dominante vuole dissolvere anche le differenze sessuali, come vuole dissolvere ogni differenza nazionale, negando che esistano e facendo credere che la differenza nazionale debba essere per forza il nazionalismo bellico, ma non è così. È chiaro che la differenza nazionale può degenerare nel nazionalismo bellico, ma può diventare invece la polifonia delle nazioni, come ce la raccontava Mazzini, per dire, o Giovanni Paolo II, che ha fatto degli scritti bellissimi sulla nazione. Tutto uno Sturzo anche. Prego? Anche lo Sturzo. Anche lo Sturzo, insomma, cioè, vuol dire, tutto il cattolicesimo considera la nazione come considera la famiglia, quindi come un dato naturale fondamentale della società. È chiaro che la famiglia può diventare la famiglia patriarcale e la nazione può diventare il nazionalismo del XVIII, meglio del XIX e del XX secolo, però non si può, anche qui ci vuole un grande discernimento. Io credo che questo, ecco, l'apocalitticità di questo tempo, la rivelatività, è la sua capacità e necessità di discernere dentro la modernità e dentro il Novecento ciò che è cristico, cioè appartiene alla nuova umanità di Cristo che sta procedendo nella storia, e ciò che invece appartiene, potremmo dire, al Satana,
cioè all'anticristo, alla controfigurazione di Cristo. Perché l'anticristo è la controfigurazione di Cristo, gli somiglia. Ecco il difficile. Gli somiglia. Ma bisogna, no, è come l'affresco di Orvieto, no? Dell'Apocalisse, dell'uomo di Orvieto, dove c'è quella l'immagine terribile dell'anticristo, che è identico a Cristo, solo che Satana gli parla all'orecchio, piccola differenza. Ma per discernere ci vuole lo spirito. Quindi oggi è un tempo apocalittico in cui gli umani e i cristiani per primi debbono sviluppare un'intuizione spirituale molto sottile per operare questi sottilissimi discernimenti. Un argomento apparentemente più leggero, sempre trattato nel libro, che è il concetto di vacanza. Vacanza non come in senso consumistico, anche perché alla fine, in sintesi, spero che come al solito non mi corregga, però il capitalismo ha avuto due facce, il liberismo e il socialismo, sempre uno è di Stato, uno è di mercato, quindi l'uomo è sempre stato in un senso o nell'altro ridotto a numero, a merce o a... Invece nel senso di vacanza, inteso nel senso del riposo, come disse proprio Gesù, è il sabato per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Si vuole recuperare appunto la dimensione umana e spirituale dell'uomo. Quindi ecco, è bello anche questo recupero del termine vacante, vacanza. Sì, beh, anche qui secondo me siamo in un punto di svolta, cioè siamo in un momento in cui la vacanza viene interpretata in una maniera, direi, fortemente alienata, come turismo di massa. Cioè la vacanza viene interpretata come muoversi in massa da un punto all'altro di questo pianeta. Nietzsche diceva zoppettano come degli insetti, no? Come le pulci, senza fare nessuna esperienza in realtà, perché insomma come si pretende di fare un'esperienza della Cina, no? Andando magari 3, 4, 5 giorni in questo mondo e prendendo qualche migliaio di selfie da spedire, poi magari andando nei grandi alberghi dove mangi quello che mangi a casa tua. Quindi la vacanza in realtà in questo nostro tempo è una forma di isterismo. Isterismo è di fuga. Già Baudelaire diceva che il tempo della vacanza spesso è il più faticoso e il più noioso in assoluto, per cui poi gli umani il più delle volte dopo qualche giorno di vacanza sognano di tornare a lavorare, perché si ritrovano o a contatto con se stessi e non sono capaci, o a contatto con la famiglia, a contatto stretto con la famiglia, e lì escono fuori tutti gli irrisolti che non si sono affrontati e non si vogliono affrontare. Oppure appunto si scappa di qua e di là proprio per evitare di contattare se stessi o gli altri e ci si estenua, spesso ci si ammala in vacanza, è frequentissimo, perché l'organismo è debilitato, mentalmente debilitato. Allora io invece credo che proprio in questo tempo bisogna e si può recuperare il senso innanzitutto etimologico della vacanza, che viene da vacare o vacatio, cioè fare vuoto. La vacanza è fare vuoto. Quindi, per esempio, una buona pratica meditativa è un'ottima vacanza. Io da un certo punto di vista sto sempre in vacanza, infatti, non sono divertito da morire, ma sono vuoto come un cerchio vuoto e quindi sono in vacanza. Mentre sto parlando con te, con i nostri ascoltatori, io sono perfettamente in vacanza.
e quindi mi riposo e lavoro. Quindi cercare di capire che la nostra mente si riposa prima di tutto svuotandosi, prima di tutto, no? C'è anche quel bellissimo salmo che dice, della traduzione italiana, mi pare che il salmo 45, se non sbaglio, ma potrei sbagliarmi, nella traduzione italiana, che è sbagliata, tanto per cambiare, dice: fermatevi e vedete che io sono Dio. No? Questa è la traduzione italiana. In realtà in latino è vacate et videte quoniam ego sum Deus, cioè fate vuoto, non fermatevi, svuotatevi e così vedrete. Cioè, se tu non ti svuoti, sei talmente pieno di pensieri, preoccupazioni, che la presenza di Dio, che è costante anche ora, come ovvio, essendo onnipresente e vivente, non la vedi. Non la vedi. Che qui ci sia Dio, non lo sai, non ci pensi, perché sei pieno. Quindi vacate. In greco è scolasate. Scolasate kaignote. Scolasate, bellissimo. Perché in greco la scolè, la scuola, è il tempo libero. Pensate, la scuola per il greco è il tempo libero, quindi scolasate, no? Fate vuoto, siate liberi e capite, conoscete, gnote che io sono Dio, perché Dio è presente. Quindi questa è la vacanza. Ora è chiaro che io posso anche andarmene al mare, posso andarmene in collina, in montagna, per facilitare il fresco, questo non è che viene impedito, anzi, se è, come dire, un supporto per godere di questo vacare, bene. Se no, statene a casa tua, che si risparmia anche questo, e fai vacanza. Sì. Ma io consiglio ai nostri amici di apprendere l'arte della vacanza perpetua, sempre in vacanza. C'è un mio verso giovanile che dice: andrò in vacanza per esserti fedele. Quindi io parto. Cioè, partiamo, volevo, prima di arrivare alla conclusione, fare un'ultima tappa a proposito di vacanza, a proposito di ritrovare se stessi, sulla necessità di recuperare le dimensioni umane, nel senso, l'uomo, come dice anche San Paolo, è spirito, anima e corpo. E anche nel libro fa riferimento alla necessità di dare una giusta dimensione spirituale, una giusta dimensione psicologica e anche fisica, ovviamente, perché tutto deve essere armonizzato, in armonia tra questi aspetti. Ecco, vorrei chiederti appunto di approfondire un attimino questa... Sì, ecco, siamo partiti dal tempo apocalittico, quindi dalla necessità di un grande cambiamento, da un tempo di emergenza. Si parla della sesta estinzione planetaria in corso. Abbiamo migliaia di specie che scompaiono ogni anno. La quinta è avvenuta 65 milioni di anni fa. Di questo non parla nessuno, non parla nei giornali, o parlano poco. Non se ne fa una riflessione seria, non si dovrebbe fare d'altro, a mio parere, no? Cioè, tutto dovrebbe essere pensato, la politica, l'economia, ma anche la religione, in questa chiave, per come affrontiamo la sesta estinzione, che sta accelerando. Ora, ognuno di noi come può vivere questo tempo nel modo migliore possibile? Questa è la mia domanda. Cioè, senza subirlo.
senza subirne gli schiaffoni, gli scossoni, i traumi, viverlo in una maniera creativa, attiva, non subire, rispondere. Allora, a mio parere, questa è la mia esperienza di 64enne, che ha dedicato più o meno tutta la vita alla ricerca di questo tipo di risposta pratica, è che i tre livelli che tu giustamente nominavi della essenza umana e della natura dell'uomo, tutti e tre oggi richiedono una nuova attenzione e delle nuove pratiche affinché quell'organismo che siamo io, te, lei e tutti i nostri amici, quell'io che è composito, possa essere in grado di affrontare un tempo spaventosamente nuovo. Capisci? Ci vuole un fisico bestiale. Allora, livello fisico, psichico e spirituale, tutti e tre vanno, come dire, rinnovati con pratiche. Adesso è chiaro che qui devo essere sintetico: nei nostri gruppi Darsi Pace, ecco, chi vuole può andare su darsipace.it, i nostri siti, la pagina Facebook Darsi Pace, poi c'è la collana Crocevia, insomma abbiamo tanti strumenti per approfondire. Il livello fisico richiede un'attenzione nuova al fisico, che infatti c'è nel nostro tempo, ma che rischia anche qui di degenerare nel narcisismo, nel salutismo. Però è una cosa importante, cioè noi dobbiamo sviluppare una grande attenzione al nostro corpo, un ascolto del corpo, un'interpretazione dei segni del corpo, un'educazione permanente del corpo. Io sono 25 anni che vado 2 volte a settimana a nuoto. Infatti sono un ragazzo splendido, o no? Se mi faccio le mie 50 vasche lunedì e giovedì, poi il martedì e il venerdì me ne vado a fare lunghe passeggiate con mia moglie in zone campestri. Poi sono un praticante di yoga da 30 anni. Ognuno ha delle sue, però ci vuole, come dire, un'attenzione, un'educazione fisica costante. Il corpo va curato, non narcisisticamente, spiritualmente. Va tenuto bene, perché se il corpo si appesantisce e diciamo perde di flessibilità, eccetera, eccetera, anche se stai male, perché poi le malattie vengono, ma anche le malattie le puoi vivere in modi diversi. Quindi il livello fisico va completamente rinnovato con pratiche attente, selezionate. Il livello psicologico è fondamentale, cioè noi dobbiamo conoscerci psicologicamente meglio, e grazie a Dio un secolo di psicoanalisi, di psicoterapie e le sapienze spirituali anche asiatiche recuperate, anche quelle occidentali, possono, questo è il nostro piccolo contributo, portare a degli esercizi e psicologici abbastanza profondi e rapidi nei loro effetti, che poi diventano un lavoro costante, anche questa è una pratica costante. Nei nostri gruppi noi abbiamo degli esercizi che ognuno fa ogni volta che magari litiga con la mamma o litiga col fidanzato che non ne può più, gli viene la rabbia, che gli vengono i vermi, hai uno strumento che ti, una terapia, diciamo, un'autoterapia. E poi puoi naturalmente anche condividere, perché si deve anche condividere, noi abbiamo il tutor, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo conoscere molto meglio come e perché ci difendiamo, ognuno di noi è pieno di paure. Queste paure vanno ascoltate, vanno riconosciute. Questa rabbia va riconosciuta, ascoltata, sciolta ogni giorno. Quindi un'attenzione psicologica alle emotività. Come ci difendiamo, perché continuiamo a difenderci alla vita, a chiuderci, a isolarci, magari solo interiormente, come ci mascheriamo, fingiamo. Tutte queste dinamiche psicologiche vanno affrontate, curate, come prassi costante per diventare nascenti, no? Ricordate
E questo è il concetto. E poi il livello spirituale. Il livello spirituale che va naturalmente suddiviso almeno in due grandi filoni. La spiritualità della conoscenza, cioè l'anima umana ama capire, ama tanto capire, cioè l'intelligenza, l'intelletto è una connotazione spirituale fondamentale dell'anima umana. L'anima umana è stata creata per conoscere, e infatti conoscere Dio è la meta. San Giovanni dice: la vita eterna è conoscere Dio e colui che ha mandato. Vacate et videte, scolasate cae gnote. La chiave della conoscenza che gli scribi e i farisei si sono fregata e non sono entrati loro e non hanno fatto entrare nessuno. La gnoseos, in greco, gnoseos, dice Cristo. Quindi ci vuole una cultura popolare. Non sto parlando dell'accademia, che a me mi annoia da sempre, sto parlando della cultura popolare, quello che stiamo dicendo, fare capire alle persone, per esempio, che stiamo vivendo un tempo di queste straordinarie opportunità. Questo è fondamentale, fa parte dello spirito conoscere in questo senso. Poi, questa diciamo, è una delle forme della teoria. Poi c'è la forma più alta, secondo me, della teoria, che è la contemplazione. D'altra parte, contemplatio, come sapete, è la traduzione latina di teoria greca, della parola greca teoria, che ha dentro di sé la radice di orao, quindi vedete, vedere. E poi in sanscrito sono i Veda, che è la stessa radice vid, è la conoscenza. La avidia è l'ignoranza. Quindi noi dobbiamo rinnovare le pratiche anche di meditazione e di contemplazione. Nei nostri gruppi educhiamo le persone a una pratica regolare di meditazione di tipo, diciamo, asiatico, quindi svuotamento totale, silenzio mentale, per poi entrare nella fede, nella preghiera cristiana. Ma una preghiera cristiana senza, a mio parere, un esercizio fatto bene per costante svuotamento, alleggerimento, non lo ritengo oggi sufficiente. Quindi le pratiche spirituali, anche loro, vanno rilanciate. Quindi più attenzione al fisico, più attenzione alla psiche, più attenzione e potenziamento dello spirito. Questo può, a mio parere, rendere ognuno di noi sufficientemente attrezzato per affrontare le sfide immense che abbiamo davanti e che già stiamo affrontando. Senza dimenticare che c'è Dio dalla nostra parte, perché altrimenti... Certo, stiamo parlando di contemplazione, quindi entriamo nella esperienza. Le grandi sfide, come dice Dio, sono alla tua destra. Certo. Dio è alla tua destra. E ti sostiene. Certo, e questo è il discorso della contemplazione, cioè soltanto l'esperienza ogni giorno rinnovata di un'energia spirituale che ci viene costantemente donata ci dà la forza per fare tutto questo. Io non credo che l'uomo sia un essere autonomo, non credo affatto che l'uomo sia un essere chiuso in se stesso. Noi ora siamo nell'assoluto rapporto con l'assoluto. Non c'è una parola, non c'è un respiro dell'uomo entro il quale non agisca il mistero dello spirito e dell'assoluto. Noi non lo sappiamo perché siamo, come dire, distratti. Ecco perché ci vuole una buona pratica di meditazione che ci ricordi quello che è. Perché noi siamo, purtroppo, sarà il peccato originale, sarà quello che te pare, ma siamo come attratti dalla dimenticanza. Ecco perché sono necessarie pratiche regolari, continue, per mantenere questa lucidità, questo vigore della mente. E allora le parole di Cristo, voi siete la luce del mondo, assumono significato.
se no non hanno alcun senso, è meglio non dirle. Dovremmo dirlo solo quando sentiamo di essere la luce del mondo. Se non sentiamo di essere la luce del mondo, ci dobbiamo curare, perché siamo ciechi. Ecco, è un cieco essere guida di un altro cieco. Bravo. Però per fortuna il Cristo è venuto proprio a ridare la vista ai ciechi. E con queste parole io chiuderei, che sono più alte di voi, non c'è un modo migliore per finire. Grazie. Grazie a voi, auguri.